Siamo qui con Fabrizio Buonpastore, il responsabile del progetto Zetema all'interno della scuola museo, che ci ha aiutato a realizzare un cortometraggio. Ora gli faremo qualche domanda più specifica perché l'avevamo già sentito precedentemente. Ma cosa vuol dire fare il regista anche di un piccolo corto come è stato il nostro? Allora, innanzitutto buongiorno, buonasera, che ora è? Lo sappiamo? Buongiorno, buonasera, buongiorno. Innanzitutto buongiorno. Dunque, che significa fare il regista in un cortometraggio? Allora, questo lavoro è stato fatto, voi lo sapete perché l'abbiamo fatto insieme a più mani. Io più di aver fatto una regia vera e propria, io preferisco la regia tecnica. Consiste nella scelta delle inquadrature e nell'ottimizzare tutto quanto il lavoro. Questo è stato fatto. Poi tantissimo avete fatto voi con la sceneggiatura in sé per sé e poi con le discussioni che abbiamo avuto in quelle settimane nelle quali dovevamo decidere come e dove girare. Quindi grosso modo, fare la regia tecnica significa tentare di far quadrare tutto come abbiamo fatto noi in 2 giorni, perché abbiamo avuto, questo forse è da sottolineare perché non è mai stato detto, noi comunque abbiamo girato tutto in 2 giorni e montato in una settimana. Quindi girare in 2 giorni significa avere dei tempi strettissimi e riuscire a ottimizzare il tempo, i, tra virgolette, soldi di budget che uno aveva per girare, e i permessi, che è una cosa importante che noi avevamo, per fortuna avevamo, non accade sempre, però in questo caso noi avevamo i permessi anche perché eravamo in questo caso il Comune di Roma e quindi li dovevamo necessariamente avere. Quindi regia tecnica, hai detto, hai guardato un po' le inquadrature e le cose, ma c'è qualcosa che ti ha guidato in questa scelta delle inquadrature? Insomma, come hai fatto questo criterio di regia tecnica? Ma la regia tecnica viene data dalla sceneggiatura, cioè in base a quello che voi avete scritto, io ho dovuto comunque fare delle scelte di inquadrature e delle scelte anche di esterne o di interne. Noi abbiamo girato nel museo e poi abbiamo girato nelle strade fuori e in alcune stradine quando abbiamo girato la scena del Barbone. E in quel caso avevamo bisogno di un certo tipo di inquadratura, di un certo tipo di luce, di un'ora precisa nella quale girare, perché la luce, se, quando non hai la luce artificiale, la luce gira e quindi tu hai pochissimi minuti per girare. Allora noi abbiamo girato quella scena, per esempio, prendo quella scena per fare un esempio reale, l'abbiamo girata in quel vicolo, ma quel vicolo aveva quella luce a quell'ora. Se noi avessimo ritardato di mezz'ora quell'inquadratura, o comunque quella scena, non avremmo potuto fare l'inquadratura né tantomeno la scena. Quindi ogni scena scritta poi deve avere come dire, un riscontro sul vero. Non so se vi ricordate quando noi facevamo le lezioni di sceneggiatura, quando facevamo le lezioni di regia anche, io vi dicevo attenzione a scrivere delle cose che poi abbiamo la possibilità di girare, cioè sarebbe bellissimo scrivere delle scene in posti, che ne so, magari difficilmente raggiungibili, però poi quello costringe tutta la troupe a una spesa in più, uno spostamento in più e voi l'avete visto, sembrava una cavolata, ma in realtà 2 giorni abbiamo girato dalla mattina alla sera sempre senza mai fermarci e abbiamo tirato fuori 8 minuti, non, che ne so, un'ora, un film. Questo per quanto riguarda, ti dicevo, le inquadrature. La scelta è il fatto di decidere una zona anziché un'altra è perché deve essere più verosimile con la storia che voi avete scritto. Questo vale per un cortometraggio, vale per un film, vale per qualsiasi cosa. Il grande problema è quando uno fa un film da un libro già scritto. Quello è un problema perché deve tentare, è già tutto scritto, deve tentare di avvicinare il più possibile quella storia a quella location, a quel punto dove girarlo. Noi eravamo un po' più liberi, tra virgolette, nel senso noi la stavamo scrivendo tutti quanti e quindi abbiamo deciso in corso d'opera più o meno dove fare e cosa fare. Anche la scelta del locale e del pub è venuta da voi. E io vi ho solamente chiesto di vedere le fotografie per capire se era realmente fattibile poterla girare lì dentro o meno.
Beh, noi avevamo comunque te che ci consigliavi appunto un momento per momento, ma per dei ragazzi che volessero, che ne so, fare un corto, dei consigli chiave, tipo. Dei consigli chiave. Il primo consiglio su tutti è stare attenti a posare i cavalletti in giro per Roma perché ci vogliono dei permessi. Ci vogliono dei permessi e i permessi che ci vogliono costano tantissimo. E quindi quando uno decide di fare un lavoro del genere deve tutelarsi e capire prima che tipi di permessi ci vogliono, quanto costano e eventualmente capire ogni zona ha una tariffa. Quindi capire dove andare a girare. Bisogna stare un po' attenti perché forse l'appello che ci sarebbe da fare è tentare di ridimensionare questi permessi per girare in giro per Roma e ridimensionarli partendo dal presupposto che magari c'è un gruppo di ragazzi che vuole fare del cinema. Cinema, perché per me un cortometraggio è cinema, e quindi non lo so, in base a questo diversificare probabilmente i permessi, perché un conto è una grande produzione che va a girare in Piazza Trilussa e allora la grande produzione gli chiedi i soldi e ci vuole un permesso e va benissimo, un altro conto sono quattro ragazzi che si uniscono e decidono di fare del cinema e non hanno la forza economica per supportare un permesso di quella natura, non sto a dire i prezzi perché, anche perché cambiano in continuazione, però voglio dire, parliamo veramente di tantissimi soldi e quindi bisogna fare un appello, questo lo dovete fare voi più di me a chi di dovere per riuscire a ridimensionare, anche perché noi quando abbiamo girato abbiamo avuto chiaramente, essendo il Comune di Roma, tutti i permessi di questa terra, voglio dire, non penso di non aver, non abbiamo dato fastidio a nessuno, alla fine sono stati 2 giorni molto tranquilli, non abbiamo bloccato strade, eccetera, eccetera. Quello inizia a diventare più complicato. Anche lì, vedi, decidere di unirsi e fare un cortometraggio, poi però bisogna avere a che fare come abbiamo fatto noi con le cose fattibili e le cose non fattibili per il momento, e quindi raccontare una storia tramite gli attori, e quella è la cosa più difficile solitamente anche nei film, non solo nei cortometraggi. Vabbè, comunque questa è un'ultima domanda. Noi nel corto abbiamo avuto qualche difficoltà, insomma, girare un corto non è mai facile. Ci vuoi raccontare qualche aneddoto, qualche cosa divertente? Ma la cosa che mi ricordo subito è quando abbiamo girato fuori da scuola, noi abbiamo girato, due difficoltà abbiamo avuto in realtà. La prima è stata quella nel pub e quindi serale. In realtà noi lo possiamo dire, abbiamo girato di giorno quella scena, di mattina presto, e in realtà doveva essere di sera. Di sera non potevamo girare perché il pub era aperto e quindi lavorava, quindi non avremmo mai potuto girarla. L'abbiamo girata di mattina. Non con poche difficoltà perché abbiamo dovuto tenere le saracinesche abbassate, dovevamo ricreare un'atmosfera e la luce della sera e non quella del giorno e quindi quello è stato abbastanza complicato. Anche trovare un po' di comparse è stato abbastanza complicato. Devo dire che io della resa sono soddisfatto perché sembra veramente una scena serale. Con tanta gente pure, in realtà erano le 9 di mattina e c'erano 7 persone, quindi siamo stati bravi in quello. E la seconda difficoltà che abbiamo avuto, dove abbiamo dovuto tagliare alcune battute, è stato appunto fuori dalla scuola con il dialogo con il professore. Però voglio dire, accade, nei film ci sono dei film famosissimi dove tagliano 20 scene, 10 scene per 1.000 motivi, quindi voglio dire, noi abbiamo tagliato pochi, noi abbiamo tagliato 7 battute, siamo stati bravissimi, non bravi, quindi, ma siamo stati bravissimi, quando dico siamo, non è perché bisogna fare dei complimenti a tutti i costi, perché tutti quanti, secondo me, siamo stati molto bravi, è stato un bel gruppo di lavoro che io spero, insomma, riusciremo a riproporre, perché io mi sono trovato benissimo. Ricordiamo il motivo per cui noi abbiamo tagliato 7 battute è che giocava la magica alle 3. E me non me lo ricordavo, era questo il Il motivo. microfonista doveva andare Ah, il microfonista doveva e anche il andare. cameraman. Esatto, e quindi voglio dire, iniziavano a non esserci le materie prime per girare. Sì, ma questo accade nel cinema anche, eh? Nel cinema, se tu giri un film a Roma e malauguratamente quel giorno c'è la partita della Roma, si finisce tutti prima. Tutti. Cioè, Roma è così, è anche il suo bello.